Commissione consigliare straordinaria sulla sanità quest'oggi, 24 ore prima dell'approdo in consiglio della delibera per quanto riguarda la rete ospedaliera. Quindi domani si approva la rete ospedaliera. Oggi questa commissione, che cosa è emerso? Beh, guardi, lo ha detto già nella domanda, il giorno prima di un consiglio così importante regionale, si fa una commissione sanità senza un documento, senza poter leggere un qualcosa per poter poi, come dire, discuterne. È più un discorso elettorale, diciamo che si vota alle regioni e alla regione, quindi c'è qualcuno che è venuto a fare la passerella. Detto ciò, le stesse persone che facevano parte della maggioranza d'Alfonsiana, che volevano togliere l'ospedale di Teramo e portarlo a Mociano, la stessa maggioranza che voleva il famoso Project Pizzarotti, che avrebbe impoverita la sanità teramana per 30 anni, oggi gridano di, come dire, di una sanità impoverita sul nostro territorio. Io questo non lo so, lo vedremo quando potremo studiare e vedere veramente la riforma che verrà, votata domani. Ma quello che è certo, la provincia di Teramo ha bisogno di una politica forte, di una politica che si rispetti e che si possa rispettare. Oggi forse non c'è e questo territorio forse lo merita. Speriamo in un futuro prossimo.